Ciao, siamo al Cavone di Nettuno e riprendiamo oggi il cammino nelle attitudini per rendere la tua attività un'attività tradizionale in una spettacolare attività tradizionale intelligente e vincente nel XXI secolo. Le attitudini, sì, bisogna partire sempre dalle attitudini, il punto principale, il punto focale, siamo noi stessi. La prima attitudine, se ricordavi bene, era quella di avere ambizione, di mettersi in discussione la seconda, poi di studiare, ma di studiare e immediatamente applicare ciò che si impara per poi passare ad avere volontà e impegno. Sì, non si può fare tutto questo se non si ha una dose massiccia di volontà e di impegno. In tutto ciò che facciamo dobbiamo realmente impegnarci, dobbiamo realmente metterci tanta volontà, perché sicuramente oggi stiamo affrontando un momento molto particolare della nostra vita, ma specialmente del nostro business. Tutto è cambiato, il mondo è cambiato, sono cambiati gli scenari, i mercati sono più reattivi e i nostri stessi potenziali clienti hanno delle informazioni molto più dettagliate e approfondite di una volta, quindi ne sanno più di noi e noi non possiamo essere impreparati, noi dobbiamo avere qualcosa di più, noi dobbiamo distinguerci, quindi dobbiamo partire, prima di pensare alla nostra attività, al nostro business, dobbiamo partire da noi stessi e dobbiamo avere delle attitudini sicuramente che fuori dal normale, insomma, che ci permettano di intraprendere nella maniera più idonea questo percorso e di proiettarci nei prossimi anni, perché senza queste caratteristiche, senza avere ambizione, senza mettersi in discussione, senza voler studiare, senza applicare immediatamente ciò che si impara, chiaramente tutto questo non si può fare, e se tutto questo non è condito da tanta volontà e tanto impegno, sicuramente non possiamo avventurarci in questa nuova epoca, in questa nuova era. Vi sto parlando dal borgo di Nettuno, chiaramente il nostro paese bellissimo, amato. Oggi, dopo la grande pioggia, è uscito uno scorcio di sole, il mare si sta adagiando, cosa che dobbiamo fare anche noi. Se abbiamo momenti burrascosi dobbiamo adagiarci e poi rimetterci in chiaro le nostre idee e proiettarci, ma per tutto bisogna metterci tanta volontà e tanto impegno. Io lo faccio, fallo anche tu. Ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao.